Questo carnevale in rosa, condito in salsa jazz, ha lasciato tutti un po' con una strana sensazione di incompiuta. Il mix funziona, ma i dosaggi sono ancora da calibrare, visti anche i 60.000 euro spesi e la risposta del pubblico all'evento, che si può interpretare come un flop. Certo, le aspettative erano alte, un nuovo consiglio direttivo, idee nuove, finalmente il congiungimento con un'altra matrice di Fano, il jazz, il carnevale estivo, acclamato a gran voce da tutti, vedi le polemiche dell'anno passato. Ma qualcosa non ha funzionato e si è visto poco di carnevale e ascoltato poco di jazz. Il rosa era, escludendo il tappeto, negli addobbi dei commercianti che hanno fatto del loro meglio per presentarsi puntuali all'appuntamento con iniziative personali che hanno reso vitale il centro e addobbi a tema. Le street band ci hanno messo fiato e cuore nel trascinare la gente dalla piazza alla Sassonia, ma dietro di loro meno gente di quanta ce se ne aspettava. Veniamo alla Sassonia, il primo dei palcoscenici a disposizione. Non è stato proprio l'ombelico del mondo del carnevale come volevano gli organizzatori. Bello il programma, da rimarcare lo spettacolo Alchimia, coinvolgente e affascinante, ma sacrificato, quasi costipato tra i due grandi carri che incombevano al loro fianco e poco spazio per la gente, un po' ammassata alla meno peggio. L'anfiteatro Rastatt, dove le belle note degli anni 20 della Bixie Big Band sono state poco apprezzate da un centinaio di persone e poco ballate, nonostante l'invito della presidente Gian Marioli. Ma le suadenti note swing stridevano con il grande carro mestamente spento alle loro spalle. I carristi hanno fatto del loro meglio sotto la tenso struttura della Sassonia per mostrare le loro arti ai convenuti, che dopo il breve spettacolo pirotecnico sul molo si sono riversati al Lido, già più popolato, ma questo lo è già di suo, naturalmente. Il bilancio, però, tutto sommato è favorevole quello espresso durante la manifestazione dalla presidente della Carnevalesca. Dai, mi sembra che tutto sia filato liscio, io sono molto felice, adesso c'è questa bellissima musica anni 20 che ci fa un po' sognare e vediamo di ballare, adesso abbiamo iniziato a far ballare i bambini e tra un po' portiamo a ballare anche gli adulti. Questa formula di spalmare tra Lido, Sassonia e Torrete pare funzioni. Sì, direi che funziona, qualche piccola correzione qua e là, ma questo ci sta, sta nelle cose, però direi che assolutamente funziona, mi pare che la gente sia abbastanza soddisfatta. Adesso vediamo il Lido come funziona poi dopo la mezzanotte. Forse alla luce dei 60.000 euro spesi viene da pensare che la Notte Rosa poco convince qui. Nata, voluta e cresciuta in Romagna, lì prospera e coinvolge. A Fano invece, il carnevale più antico d'Italia deve tornare agli antichi splendori, altrimenti i suoi carri saranno funebri e non allegorici.